Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast del Cannizzaro. Io sono Azzurra Chiarelli e oggi sono qui con Giuda Angelo, Massimiliano Consagra e Paola Picciotta, presidente di Aido Sicilia. Ciao Paola. Cos'è Aido e di che cosa si occupa? AIDO è l'acronimo di Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule. È un'associazione che è stata fondata a Bergamo nel 1973 e ha la sede legale a Roma. È costituita e organizzata come associazione di volontariato. È presente su tutto il territorio nazionale con 21 sedi regionali, 104 sezioni provinciali e 1.080 gruppi comunali, per cui è un'associazione piramidale. Al 31 dicembre del 2020 conta circa 1.400.000 soci, di cui 56.000 sono in Sicilia. In considerazione dell'opera svolta da Aido per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla problematica della donazione degli organi, il Ministero della Sanità ha conferito nel 1986 la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica con decreto del Presidente della Repubblica. L'AIDO esiste a livello nazionale, a livello regionale, come sezione provinciale e come gruppi comunali. I soci sono coloro che sottoscrivono la dichiarazione di volontà favorevole alla propria donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. Com'è che funziona Aido? AIDO è un'associazione fondata sul lavoro del volontariato e opera nel settore sociosanitario. Opera prevalentemente in favore di terzi la propria attività grazie all'attività di volontariato di noi soci. Promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, promuove la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgenza di gravi patologie di organo che possano richiedere come unica terapia il trapianto di organi. E provvede, non per ultimo, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule. Queste sono le finalità. Poi ci sono anche le attività delle associazioni che sono promosse attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Come si organizza Taido per fronteggiare situazioni sanitarie e portare avanti la propria missione? Allora, noi ci siamo organizzati su due fronti. Per primo il fronte della sensibilizzazione, che capisci bene in questo periodo della pandemia, quindi da marzo del 2020 a oggi, non è stato più possibile organizzare manifestazioni su pubblica piazza, non è stato più possibile organizzare convegni in presenza, riunioni, opere di sensibilizzazione in generale. Il secondo fronte è stato il fronte delle donazioni del trapianto, per cui cosa è successo al di là dell'informazione e della comunicazione di Aido sul fronte dei trapianti? L'attività di donazione e trapianti non si è sicuramente fermata, anzi, nel 2020 c'è stato addirittura un incremento del 14% sulle donazioni e quindi sui trapianti. In Sicilia, occorre chiarire che ci sono dei centri d'eccellenza come l'ISMET di Palermo, come l'ARNAS Cervello di Palermo e come Villa Sofia. E lì, sono stati effettuati, rispetto all'anno scorso, il 14% di trapianti in più, addirittura 203 trapianti nel 2020 contro i 177 nel 2019. Per cui, per quanto riguarda l'attività di informazione e sensibilizzazione, si è svolta esclusivamente da remoto, ma le attività di trapianto e donazione non si sono fermate, per cui siamo molto contenti di ciò.
Invece, chi è che può diventare un donatore di organi e quindi ha i requisiti adatti? Allora, il donatore di organi è colui che muore in una terapia intensiva o in una rianimazione. Perché? Perché soltanto quando tutte le condizioni e le funzioni vitali di un individuo vengono a cessare, quindi quando muore il cervello, solo allora diventi un donatore di organi. Se per esempio sei in coma, sai benissimo che dal coma puoi risvegliarti. Dalla morte cerebrale invece non puoi più risvegliarti. Per cui il donatore tipo, chiamiamolo così, è una persona che in una terapia intensiva o in una sala di rianimazione vede cessare tutte le sue funzioni encefaliche. Solo allora si mette in atto il meccanismo della donazione. In che maniera? Se il deceduto è un donatore di organi, e questo nelle terapie intensive possono controllarlo attraverso la banca dati in cui tutti noi siamo iscritti. Allora, automaticamente lui, avendolo scelto in vita di diventare donatore, è un probabile e un potenziale donatore di organi. Diversamente, qualora lui, quindi la persona deceduta, non l'avesse scelto in vita, allora i medici chiederanno alla famiglia, quindi ai congiunti più vicini, se acconsentono affinché il proprio congiunto diventi donatore. Per cui se l'hai scelto in vita, l'hai scelto tu e non viene chiesto alla famiglia. Diversamente, viene chiesto alla famiglia della persona deceduta se acconsentono a donare gli organi del proprio congiunto deceduto. In genere, quant'è la media delle persone morte che donano organi? La media? Allora, normalmente e attualmente c'è un'opposizione alla donazione degli organi da parte dei congiunti di circa il 50%, per cui c'è un'opposizione altissima. Perché? Se lo decidi tu già hai firmato questo attolografo, questa dichiarazione, per cui quando i medici vedono che per te non c'è nulla da fare, passano al prelievo. Ma diversamente, se i familiari, i congiunti decidono di non acconsentire, nessuno può fare nulla per convincerli. Quindi sono tutti organi sani che vengono assolutamente perduti, perché dopodiché viene staccata la spina e si passa alla sepoltura. Nei comuni, quindi negli uffici anagrafe, c'è un progetto che si chiama La scelta in comune, che ti consente al momento del rilascio, del rinnovo del documento di riconoscimento, di poter dare il tuo sì alla donazione degli organi. Ebbene, il 42% delle persone che vengono intervistate al momento dell'atto del rilascio, del rinnovo del documento di riconoscimento, dice di no, che non vuole diventare un donatore di organi. Per cui, come vedete, c'è tanto da lavorare a questa situazione, perché purtroppo la gente è convinta che c'è un sistema sanitario che non funzioni, e che quindi possibilmente fanno morire il donatore per salvare altra gente. Se invece c'è una fiducia cieca nei medici che ti curano, e allora diversi tabù vengono anche a cadere. Per cui, per ritornare alla domanda iniziale, c'è un 50% di dissenso alla donazione degli organi nelle sale di rianimazione e un 42% di opposizione
nei comuni all'atto in cui si sceglie di rinnovare o di rilasciare il documento di riconoscimento. Ma un minorenne può esprimere la volontà di essere un donatore e poi come si esprime la volontà di esserlo, cioè un donatore? Allora, innanzitutto ti dico che prima dell'entrata in vigore della legge 91 del 99, anche i minorenni potevano dire sì, io voglio donare. Dal momento invece che entrò in vigore la legge di cui ti parlavo, la 91 del 99, è stato stabilito e quindi normato che i ragazzi minorenni non si possono esprimere. Semmai saranno i genitori che si esprimeranno per loro in caso di morte. Invece, come si diventa donatori? Per diventare donatori basta sottoscrivere un modulo chiamata dichiarazione di volontà per donare gli organi, scaricabile sul sito di AIDO Nazionale. È una dichiarazione nella quale tu, al di là di compilare con le tue generalità, nome, cognome, dove abiti, codice fiscale e quant'altro, in basso, quindi in calcio alla domanda, c'è proprio la dichiarazione. Io dichiaro, ai sensi della legge 91 del 99, di volere donare gli organi dopo la mia morte. E in ogni caso è importante sapere che puoi farlo dal momento che compi 18 anni, non prima, perché come abbiamo detto poc'anzi, non puoi, diciamo, da minorenne decidere di donare gli organi. Entro quanto dopo la morte si possono prelevare per essere donati gli organi? Allora, la procedura che si innesta al momento della morte cerebrale è concepita in questa maniera. C'è la morte cerebrale, entra in funzione un team di medici, che è un medico legale, un anestesista e un anestesista rianimatorio, un medico legale e un anatomopatologo. Questi medici, quindi è una commissione, un'equipe, andrà a stabilire che il paziente è deceduto, non c'è più nessuna attività cerebrale. Da quel momento, per 6 ore, questi controlli vengono fatti con una certa, quindi ogni ora, ogni 2 ore vengono fatti questi controlli. E comunque il tutto si deve risolvere in un certo numero di ore, perché per esempio per il rene si può aspettare a trapiantarlo anche 36 ore, ma per il cuore non si può trapiantare oltre le 4 ore, per cui ci sono anche dei target da rispettare quando, diciamo, e nel caso in cui si dovesse decidere per la donazione. 4 ore sono poche anche per un trasporto. Ma allora, considera che quando c'è un trapianto, ci sono, diciamo, le forze dell'ordine, gli elicotteri, cioè si mette in funzione il 118, la polizia. Di conseguenza, devi sapere che gli organi, innanzitutto, sono sempre allocati in regione, per esempio in Sicilia. Se nella terapia intensiva X si verifica un decesso di un donatore o di un potenziale donatore, intanto si vede di allocare gli organi in Sicilia attraverso una lista d'attesa elaborata dal centro regionale trapianti che si trova a Palermo. Diversamente, se questi organi non sono facilmente allocabili in regione, si va a innescare un meccanismo per cui si vede negli altri centri che organi occorrono. Per cui prima si vede di allocarli in regione, diversamente con elicotteri, con trasporti più o meno straordinari, si vede di portarli dove servono, perché ogni regione ha la sua lista d'attesa. Per cui in Sicilia abbiamo la nostra lista d'attesa.
In Calabria ce ne sarà un'altra, a Milano ce ne sarà un'altra e così via. In ogni caso, chiaramente, ci sono dei target da rispettare, perché a secondo quelli che sono gli organi, considera che tra il prelievo di un organo, quindi prelievo di un organo da un donatore deceduto, e il trapianto, per il cuore ti dicevo al massimo possono passare 4 ore, per il polmone meno di 6, per il fegato non più di 12 e per il rene anche 36 ore. Poi, per esempio, la scienza e la ricerca sui trapianti ha stabilito che mentre prima prelevavano un fegato intero e lo trapiantavano in un'altra persona, attualmente invece il fegato lo spezzettano in modo da poterlo trapiantare in più riceventi. Per cui oggigiorno un fegato dà possibilità di vita a 6, 7, 8 persone, perché è stato scientificamente provato che il fegato si riproduce nel ricevente. E quali organi e testi possono essere trapiantati? Allora, innanzitutto i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni, l'intestino, le cornee e il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni, ad eccezione dell'encefalo, perché l'encefalo chiaramente quando si è in morte cerebrale non esiste più, non è più funzionante, per cui non si può chiaramente prelevare, e le gonadi, che sono gli organi produttivi maschili e femminili. Questi sono gli organi e i tessuti che si possono prelevare da cadavere. Poi ci sono organi e tessuti che possono essere donati da vivente. Per esempio, io da vivente posso dare uno dei miei reni a un mio consanguineo, quindi a un mio figlio. Una parte del fegato, perché come ti spiegavo poco fa, non si procede più a prelevare il fegato intero e per intero trapiantarlo, ma anche un mio pezzo di fegato prelevato da vivente può salvare mio figlio che è un mio consanguineo. La stessa cosa per il pancreas, la stessa cosa per il polmone, uguale per l'intestino, le cellule staminali, la cute, la placenta e i segmenti ossei. Vogliamo sapere quali sono i risultati più importanti che ha ottenuto Aido dalla sua nascita. Allora, Aido, ti dicevo, nasce nel 73, ma con l'andare avanti negli anni, Aido è cresciuta perché ha inculcato con le corrette informazioni la cultura della donazione come atto d'amore e solidaristico nei confronti di chi soffre. Per cui siamo partiti con pochissimi donatori di organi in Aido, perché poco fa vi dicevo che tutti i soci Aido siamo tutti donatori. Siamo arrivati a 1.400.000 in tutta Italia. Per cui siamo cresciuti sia numericamente, ma anche formando altre persone e cercando di inculcare anche a livello delle varie videoconferenze che si fanno oggigiorno nelle scuole, con dei webinar, con i sistemi informatici, anche su Instagram, anche su Facebook. Stiamo, diciamo, lavorando molto sull'informazione per fare in modo che quanta più gente entri a far parte della nostra squadra, quindi nella squadra di chi è convinta che donare gli organi sia un atto di amore, un atto culturale, un atto importante come scelta di vita. Infatti si parla di donazione come scelta consapevole di vita per due motivi: perché lo fai in vita, quindi scegliere di donare gli organi, ma più che altro lo fai perché dopo la tua morte i tuoi organi servono a salvare altre vite.
Per cui donare è vita, donare non è soltanto morire. Con questa frase, donare è vita, penso che possiamo anche lasciarci, cioè perfetta per lasciare questo messaggio che noi volevamo mandare con questa puntata. Grazie. Grazie a lei. Grazie per essere stato qui. A voi. Grazie.